Qui allo stand Skoda non si parla solo di presente, lo abbiamo fatto con la Karoq, se non avete visto il video guardatelo, ma anche di futuro, neanche troppo lontano, con la Vision E, eccola qui alle mie spalle. Dicevo neanche troppo lontano perché alla fine, in teoria, questo prototipo potrebbe calcare le strade entro il 2020. Parliamo di prototipo già, perché quello che vedete rappresenta, diciamo, lo stile delle prossime Skoda. Quindi sicuramente linee tese, affusolate, e poi questa nuova linea che è, come dire, a cavallo tra una coupé e un SUV, una crossover se vogliamo, con questa coda molto corta, questi sbalzi ridottissimi e poi questi grossi cerchi che probabilmente non vedremo poi nella versione definitiva. Ad ogni modo, cosa ha di succoso la Vision E di Skoda? Parliamo di una vettura completamente elettrica, si parla di motori elettrici che forniscono nel totale 306 cavalli di potenza e un'autonomia di circa 500 km. Ormai, diciamoci la verità, lo standard non può che essere questo, il range di autonomia, visto che Tesla ha introdotto questo chilometraggio. Detto questo, la Vision E misura 4,68 m da paraurti a paraurti per una larghezza di quasi 2 metri e un'altezza di poco meno di 1,60 m, con un passo bello disteso di 2,80 m, anzi forse qualcosa in più. Passo disteso che, come vedete, Christian ve lo sta facendo vedere, nasconde un abitacolo davvero molto grande. Complici queste superfici vetrate ampie, è davvero molto luminoso. Molto belli i sedili così sottili, vorrei invitarvi a vederli. E poi ricercatissima ovviamente la dotazione tecnologica. Qui si può vedere come la Vision E inauguri questa nuova strumentazione totalmente digitale di Skoda, con ben due schermi, anche uno di fronte al passeggero dove sarà possibile guardare film, ascoltare musica, guardare video, collegarsi su YouTube, sui social e tutto quanto, e poi uno schermo centrale per le funzioni di infotainment. Ma la cosa simpatica è che ogni sportello avrà, lo vedete nei posti posteriori, ogni sportello avrà una ricarica wireless per il cellulare, così da appoggiarlo lì e tenerlo sempre sott'occhio. Nonostante tanto spazio all'interno, anche l'abitacolo, ma anche il bagagliaio, che purtroppo non si può vedere se non qui di traverso, non so, Christian, fai una magia, devo dire è abbastanza capiente. E poi il rivestito di questo bel legno che dà quel tocco di classe particolare. Come detto, Skoda ipotizza un arrivo sul mercato entro il 2020. Rispetterà questa data? La vedremo davvero entro il 2020 o dovremmo aspettare magari qualcosa in più? Non lo so, chi vivrà vedrà, chi vivrà vedrà, noi ce lo auguriamo. Detto questo, fatemi sapere che cosa ne pensate della nuova Vision E, se vi piacciono le linee così affusolate, così scolpite di questo nuovo stile Skoda, e fatemelo sapere qui sotto nei commenti, mi raccomando, e al prossimo video.